Ciao, con questo video su Quadernia cominceremo ad analizzare lo spazio di lavoro. In particolare vedremo le funzioni della barra superiore. La barra superiore, come vedete in questo momento, si nasconde automaticamente. Una volta che passiamo sopra di essa con il cursore, quindi con il mouse, riapparirà. Cominciamo a vedere quali opportunità ci dà. Da sinistra a destra guarderemo i pulsanti, ad esempio il primo è Iniziar Editor. Allora, questo pulsante apparentemente, se tutte le finestre sono visualizzate, non ha nessuna funzione. Adesso però, con un pulsante che vi farò vedere più tardi, io ho cancellato tutte le finestre. Questo pulsante ci permetterà con un clic di farle riapparire, quindi di iniziare a creare il nostro quaderno, perché senza queste finestre che sono apparse adesso, in particolare quella dell'archivio, non riusciremo a creare un nuovo quaderno o aprirne uno esistente. Le frecce che troviamo, ce ne sono quattro, in seconda posizione, ci permetteranno di navigare all'interno delle diverse configurazioni che abbiamo dato alle nostre finestre. Questa barra superiore infatti si occupa soprattutto della visualizzazione e della modifica delle diverse finestre aperte. Vedremo in un secondo momento, dopo aver fatto qualche modifica alle finestre, questi pulsanti. In particolare vi posso dire adesso che il primo pulsante, quello con la freccia verso sinistra e la barra, ci condurrà alla prima configurazione che abbiamo dato alle finestre. Il quarto pulsante invece ci condurrà all'ultima configurazione che abbiamo dato alle finestre. Il secondo, cioè la freccia sinistra, ci farà tornare indietro di un passo rispetto alla configurazione che abbiamo visualizzato in questo momento. Invece il terzo pulsante, la freccia verso destra, ci farà tornare di un passo avanti rispetto alla configurazione. I tre pulsanti rosa, a sfondo rosa, che troviamo in terza posizione, perché vedete che sono insiemi di pulsanti, ci permettono di ridurre le finestre. Il primo, cliccando su questo pulsante, infatti vedete che rimane solo la barra superiore delle diverse finestre. Il secondo pulsante sfondo rosa invece ci permette di ingrandire queste finestre, come potete vedere. Lo stesso poi vedremo che lo possiamo fare con le freccette presenti all'interno delle barre, come in questo caso. Il terzo pulsante infine ci permette di chiudere tutte le finestre. Se volessimo poi far riapparire queste finestre, potremmo non ingrandire le finestre, ma tornare indietro, ad esempio, con la freccia, oppure, ritornando all'impostazione finale, chiedere di poter cominciare a editare. Se avessimo però configurato le finestre in modo diverso, cliccando sul pulsante di inizio editor, questo riporterebbe le finestre all'impostazione iniziale. Poi vedremo meglio la differenza tra questi due pulsanti. Il tasto poi di schermo intero, come si può intuire, riporta e ci mostra l'editor a schermo intero. Per ritornare allo schermo precedente, quindi allo schermo ridotto, potremmo dire, possiamo cliccare sullo stesso pulsante oppure cliccare Esc sulla tastiera. Il pulsante successivo ci permette di indicare e di modificare le diverse opzioni delle varie finestre, lo vedremo in dettaglio dopo. I pulsanti freccia rosa invece ci permettono di tornare indietro oppure andare avanti, quindi cancellare o ripristinare le cose che abbiamo fatto sulla finestra pagina che vedremo più avanti. E l'ultimo tasto con la lampadina ci permette di accedere ai manuali e agli aiuti, alle guide.
Allora, torniamo indietro al pulsante opzioni. Se clicchiamo su questo pulsante ci verrà aperta la finestra opzioni che ci permette con il primo tasto di modificare la forma del bordo. Tutti questi comandi andranno ad aprire nuove finestre. Quindi apriamo la finestra forma del bordo. Come vi dicevo, queste finestre andranno ad agire, scusate, sulla configurazione, quindi sul modo di visualizzazione delle diverse finestre. Non hanno nessun riscontro sul quaderno vero e proprio, quindi sulla finestra immagine che andremo a creare in un secondo momento. È per questo che per adesso non la apro. Allora, siamo rimasti alla forma del bordo. Come vi dicevo prima, ogni finestra avrà un titolo. Vicino al titolo ci sarà la freccia per ridurre i comandi la croce per chiudere del tutto la finestra, però non lo chiudiamo perché ci serve per guardare le opzioni. Allora, dicevamo, la forma del bordo ci permette di cambiare forma semplicemente al bordo delle finestre. Vedete che cliccando sopra ogni comando, ogni opzione, le finestre si modificano di conseguenza. Non dobbiamo fare nient'altro che cliccare sui diversi disegni, sulle diverse anteprime per cambiare la forma al bordo. Una volta scelto, chiudiamo con la X la nostra finestra. Poi ci sono i tre pulsanti, i tre comandi per lo sfondo. Il primo ci permette con Color de fondo di modificare il colore dello sfondo. Vi faccio vedere intanto che lo spazio di lavoro si è arricchito di due guide che ci permettono di andare su e giù oppure a destra e a sinistra perché la finestra di colore di sfondo è andata molto in basso, quindi il nostro spazio di lavoro si è ingrandito. Se spostiamo la finestra vicino alle opzioni, le due guide, i due righelli verranno eliminati. Allora, il colore di sfondo, come vi dicevo, ci permette di modificare il colore semplicemente cliccando sulle barre di diverso colore. Se non fossimo contenti di questi colori che ci vengono offerti, potremmo cliccare su Otros Colores per far comparire la finestra degli altri colori e selezionare di volta in volta il colore che preferiamo. Bene, dopo aver cliccato sul colore preferito, possiamo chiudere queste due finestre e vedere il prossimo comando, che riguarda il degradado, quindi la sfumatura dello sfondo. In base alle soluzioni che ci fornisce, possiamo quindi avere quattro opzioni in più rispetto al colore iniziale e sono quattro soluzioni sfumate. Vedete che il colore va degradando. Possiamo infine scegliere, anziché un colore o una sfumatura, di inserire sullo sfondo un'immagine. Questo ci permetterà di avere a disposizione la finestra di immagine di sfondo all'interno della quale possiamo scegliere, cliccando sull'immagine, sei diverse immagini. I nomi di fianco sono soltanto i nomi dell'immagine, quindi sfondo 1, 2, 3 fino a 6 e non possiamo cliccare su questi nomi. Possiamo cliccare però direttamente sull'immagine. Per facilità io scelgo un colore di sfondo, così non influisce sulla visibilità delle varie finestre e scelgo il grigio. Un altro comando che ci può servire nel comando delle opzioni è la configurazione dell'ombra. Se volessimo applicare l'ombra alle varie finestre, dobbiamo prima selezionare il comando, poi potremo scegliere il tipo di ombra. Vedete che le finestre si configurano di conseguenza.
L'ultima opzione alla quale possiamo accedere attraverso la finestra opzioni è le caratteristiche di visualizzazione. Purtroppo in questa versione io non sono ancora riuscita a trovare la possibilità di applicare le trasformazioni e lo spazio tra le varie finestre. Quindi quello che ci può servire è la possibilità di applicare o meno con un clic e con una spunta il rilievo alle finestre. In questo caso quindi scomparirà la barra colorata sulle finestre che ci servono. Allora chiudiamo queste due finestre che sono le ultime delle opzioni e andiamo a vedere nella barra superiore, ad esempio, che con un clic indietro queste due finestre ricompariranno. Come vi dicevo, è diverso utilizzare le frecce rispetto a iniziare editor, perché se clicchiamo in questo caso il primo pulsante nulla succederà, perché tutte le finestre sono già presenti, quindi non ci serve farle ricomparire. Le barre, le finestre che vediamo poi che compaiono assieme alla barra superiore all'inizio della creazione, ad esempio archivio e la finestra dell'amministratore, saranno poi oggetto di un tutorial successivo.